Ciao. Ciao. Come ti chiami? Andrea. Ciao Andrea, benvenuto. Senti, quanti anni hai, Andrea? Sei. Sei anni. E mi dicevi che c'hai una fidanzata? No. Neanche una morosina? Sposato? No. No, no. Preferisci essere single, tranquillo. Sì. Ok. Senti, ma gli spaventapasseri, di secondo te, cosa fanno di mestiere? Mestiere? Sì. Spaventano gli uccelli. Ah, davvero? Sì. E cosa fanno questi poveri uccelli? Volano via. Volano via, ma perché dobbiamo bisogna spaventare i passerotti, tu lo sai? Perché almeno non ci mangiano gli uccelli. Giusto, bravissimo. Tu hai fatto uno spaventapasseri? Abbiamo fatto i buffetti. I buffetti? Sì, ma che bello. Davvero? Sì. E l'avete fatti tutti voi? Tutta la classe prima. Wow, ma che bravi. I buffetti. E hai tanti amici a scuola? Sì, abbastanza. Sì? Senti un po', ma tu sai gli spaventapasseri che lingua parlano? Non parlano. È vero. E cosa mangiano? Oh, e cosa bevono? Niente. Ma come fanno a vivere? Perché non sono estesi, non è un po'. Ah, sono finti, dici? Capito. Ma secondo te chi è che ha costruito gli spaventapasseri? Chi è che può costruire gli spaventapasseri? Tante scuole. Le scuole. Bene. Il prossimo anno ne facciamo un altro? Sì. E lo porterai di nuovo qui e poi verrai di nuovo a vederlo? Sì, credo di sì. Allora ci vediamo al prossimo anno? Sì. Mi fai il pollicione? Sì. Grande. Vuoi salutare i tuoi amici qua nella telecamera facendo così? Ciao. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao. Come vi chiamate? Sentiamo. Io Arianna, io Emily. E la vostra sorellina? Sara. Sara. Buongiorno ragazze, mi dite anche i vostri anni? Io ne ho 7. Io ne ho 6. E lei quanti ne ha? 3. Così? Wow! Siete venuti a vedere gli spaventapasseri? Sì. Ma vi piacciono? Sì. Perché? Ditemi perché vi piacciono gli spaventapasseri? Perché sono colorati. E l'avete fatto voi uno spaventapasseri? Lo sapete che se volete potete fare uno spaventapasseri e portarlo qua e metterlo insieme a tutti gli altri? A saperlo veramente? Si può, sì. Prossimo anno vi aspettiamo, va bene? E voi come lo vorreste fare? Con cosa? Con la paglia? Io con la paglia, anch'io. Anche tu? E come naso cosa gli metteresti? La carota. E come bocca cosa gli metteresti? Delle olive. E come occhi? Delle noccioline. Bellissimo. Ma che nome gli dai? Che nome gli diamo a questo spaventapasseri? Nicoletta. Bene, è un nome bellissimo. Ma voi andate a scuola? Sì. Volete salutare i vostri amici di scuola? Allora potete guardare qua e dire ciao amici! Volete salutare? Con la manina? Proprio fare così? Ciao ciao? Va bene, allora non importa, poi li salutiamo poi un'altra volta. Grazie di essere rimasti con noi, abbiamo finito! Siete state bravissime principesse! Come ti chiami? Diadema, wow, andiamo bene con i nomi, eh? Fantastico. Senti, carissima, vai a scuola? Faccio scuola, ti piace? Ti piace? Quanti amici hai a scuola? Tanti o pochi? Pochi. Che brava che sei. Senti un'altra cosa. Gli spaventapasseri, secondo te, cosa fanno di notte? Dormono? E di giorno? Parlano? No, mangiano? E cosa fanno?
stanno fermi tutto il giorno. Sì. E come mai? Piace. A te piacerebbe fare lo spaventapasseri? Sì, ho già fatto uno. Ne hai fatto uno? Ma me lo racconti, me lo spieghi. Credete che faremo canzonetta. Come si chiama? Credete che faremo canzonetta. Aspetta, mamma, non battere i piedi perché sennò non capiamo. Credete che faremo canzonetta. Credete che faremo canzonetta. C'è anche che qua. È qua. È qua? L'hai messo qua? Sì. E l'hai visto? Non ancora. Dopo ancora. Vai a cercarlo? Sì. L'ho visto con papà, ora lo sto cercando con la mamma. L'ho fatto l'asilo. Hai fatto l'asilo? Sì, l'ho fatta io. E poi Giovanna l'hanno fatta in asilo. Wow, ma che brava. Vuoi salutare i tuoi amici qui in telecamera così? Ciao. Vai, fagli pure ciao. Bravissima. Grazie, sei stata bravissima. Grazie a voi. Ciao. Buongiorno. Mi dici come ti chiami? Chiara. Buongiorno Chiara, quanti anni hai? 15? 15. Ah scusa, sono un po' sordo. E come mai vai in giro con le stampelle? Come hai fatto? E ho preso le storie a scuola. Mannaggia. E adesso quanto devi tenerle? Ancora 10 giorni. Di dove sei? Saluzzo. Di Saluzzo. Sei venuta a vedere gli spaventapasseri perché? Perché mi piacciono e penso anche che siano... Mi piace anche come sono costruiti e come tutte le persone. Tu hai già fatto uno spaventapasseri? Ti piacerebbe farne uno un giorno? Sì. E lo sai che tutti possono farli, portarli qua e vengono messi insieme agli altri? Lo sapevi? Sì. Allora, se tu vorresti fare uno spaventapasseri, come lo faresti? Come un pupazzo nero, però fatto con la paglia, però tipo una palla sopra l'altra e poi gli occhi con le dita e i vestiti. E il naso cosa metteresti come naso? Le carote. E vai a scuola? Che scuola fai? Quinta. Stai andando bene a scuola? Sì. Ti piace? Sì. La materia preferita? Italiano e inglese. Wow, quindi ecco, cosa vorresti fare da grande? Lo sai già? Attrice. Oh là là, l'attrice. Dai, qual è la tua attrice preferita? Jenna Ortega. Ti piace quindi proprio la parte... Vuoi fare del teatro anche? Sì. Bene, allora fantastico, fantastico. Vuoi salutare tutti quanti in telecamera? Sì. Ciao. Grazie.